Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di manga. Ho deciso di fare un video dedicato a questi acquisti perché secondo me nei book haul non hanno abbastanza spazio i manga. E poi nell'ultimo periodo ho acquistato praticamente solo manga, recuperando delle serie un po' vecchie che però volevo leggere, altri fumetti invece che sono appena usciti che mi incuriosivano. In generale sto leggendo e acquistando praticamente solo manga, quindi mi sembrava giusto mostrarvi i miei acquisti in questo video. Direi di partire subito con un titolo che quasi sicuramente conoscerete, ovvero Death Note. Io ho visto l'anime tantissimi, ma tantissimi anni fa, quando ancora lo davano su MTV, però non ho mai letto il manga e nell'ultimo periodo mi sono fissata di volerlo assolutamente leggere, quindi mi sono recuperata non solo il primo volume, ma tutta la serie in questa edizione, nella Black Edition. Sono 6 volumi, belli ciccioni, e hanno appunto le pagine nere. Questo manga è edito dalla Planet Manga al prezzo di 14,90 € e la serie completa in 6 volumi. Su Amazon penso di averli pagati 10,90 €, qualcosa più, qualcosa meno a seconda del volume. Comunque sì, è stato un recupero importante, però ci tenevo particolarmente perché è una storia comunque che mi ha sempre affascinata. E poi, se non sbaglio, a breve dovrebbe uscire un live action su Netflix, il cui trailer non mi ha particolarmente colpita, però vabbè. Ho recuperato poi tutta la serie della Collina dei Pesci Rossi, delle Peach Pit, autrici che ho amato follemente con Shugo Chara, e in tanti mi avevate consigliato questo manga, che in realtà incuriosiva anche me, quindi quando l'ho trovato usato a un buon prezzo, tutta la serie, tra l'altro i volumi sono in una condizione non ottima, ma di più, non ho saputo resistere. Questo fumetto è edito dalla Star Comics al prezzo di 4,90 € a volume. Io in questo momento sto leggendo il primo e mi sta piacendo tantissimo. Innanzitutto i disegni sono bellissimi, il primo volume in particolare si apre con questo disegno a colori favoloso. E sì, i pesci rossi c'entrano effettivamente con la storia. La protagonista vive in un paesino con tante colline, ogni collina ha un nome particolare che deriva o dai fiori che vi crescono o dal fatto che ci siano i pesci o qualche cos'altro, insomma, l'ho trovata una cosa molto particolare. Inoltre è una ragazza veramente molto vivace, attiva, che si presenta come aiutatrice, quindi raccoglie le richieste dei suoi vicini o comunque delle persone per lo più anziane del paese, e lei aiuta a fare magari delle commissioni, perché essendo un paesino in collina, spesso queste persone anziane non riescono a fare la spesa, ad andare a prendere, che ne so, un parente, a cercare il gatto smarrito e cose di questo genere. Fa tra l'altro la conoscenza di due fratelli molto misteriosi. Lei è una bambina piccolina, simpaticissima. Lui invece le ricorda un bambino che vide in passato, appunto, in questo paese. Quindi si tratta per adesso di una storia veramente molto tenera e carina. Sempre all'usato ho recuperato un'altra serie che mi incuriosiva tanto, ma di cui effettivamente so poco. Composta solo da 2 volumi questa volta, e si tratta di Proiettili di Zucchero. Questo fumetto è edito dalla Planet Manga al prezzo di 7,50 € a volume. Io ho pagato 10 entrambi, appunto, usati. Penso che l'edizione sia veramente molto carina perché il primo volume ha le pagine azzurre e il secondo invece rosa, ed è una storia che riguarda sì due ragazze liceali, ma che dovrebbe avere dei risvolti un po' più profondi e drammatici. Mi incuriosiva in particolare per questo, perché in genere gli scolastici che leggo di solito sono shoujo abbastanza, non dico frivoli o superficiali, però sono un po' più di intrattenimento, mentre questa serie si preannuncia essere un po' più di riflessione, un po' più intensa. Mi sono decisa poi a prendere il primo volume di The Ancient Magus Bride di Kore Yamazaki. Questo fumetto è edito in Italia dalla Star Comics al prezzo di 5,90 € ed è una serie ancora in corso. Non mi ricordo se sono usciti 6 o 8 volumi qua in Italia, comunque è una serie in corso ancora anche in Giappone, quindi non so quanti volumi saranno alla fine, ma è una storia che mi incuriosiva tantissimo perché a me piacciono le storie un po' paranormali, e in questo caso si tratta di una ragazza di 16 anni senza famiglia, senza niente, senza alcuna caratteristica o abilità particolare, che un giorno incontra un mago. Questi le fa una proposta irrinunciabile, la prende con sé come discepola e futura sposa, e da qui si smuoverà qualcosa in questa ragazza, quindi sono veramente curiosissima di leggerlo. Ho preso poi il volume 13, 14 e 15 di Say I Love You di Kanae Azuki.
Devo ammettere che dopo l'annuncio della GP che non avrebbe più continuato a pubblicare Say I Love You, mi ero messa un po' il cuore in pace che non avrei mai terminato questo manga. E non so per quale motivo non mi sono più informata a riguardo se l'aveva presa qualche altra casa editrice, che fine aveva fatto. Quindi sono rimasta molto colpita quando ho visto, se non sbaglio in una foto, una ragazza italiana con il 15° volume di questa serie. E io tipo, ma io ho solo fino al 12, qui c'è qualcosa che non va. E da lì ho scoperto che la Goen ha preso Say I Love You, quindi ho recuperato i volumi che mi mancavano, ancora li devo leggere, ma vorrei prima riprendere la storia perché devo ammettere di essermi un po' dimenticata quello che è successo nel corso della storia. Insomma, da quando l'ho cominciato sono passati almeno 3 anni, se non sbaglio, quindi penso che lo ricomincerò, se non da capo, da circa metà, e poi leggerò questi 3 volumi. Questi, come dicevo, sono editi dalla Goen al prezzo di 4,50 € a volume. Ho preso poi il mio primissimo yaoi, ovvero Eppure sogni un dolce amore, di Kōyo Oneda. Questo è un volume unico edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90 €. L'ho già letto e ne ho anche parlato qua sul canale, quindi vi linkerò il video nelle schede qua sotto in descrizione. Ed è un volume che mi è piaciuto abbastanza, la storia è veramente molto carina. Non me l'aspettavo così, tra virgolette, dolce e profonda. I disegni belli, ma non troppo per quanto riguarda i miei gusti. A me piacciono i disegni veramente super bellissimi. Però sono veramente carini. Da qui in poi comincia un po' il disagio perché sono tutti fumetti di Inio Asano. Voi dovete sapere che ho scoperto quest'autore qualche mese fa, grazie alla ragazza in riva al mare. E mi sono innamorata dei suoi disegni, delle sue storie, quindi ho cercato in questi mesi di recuperarmi un po' di suoi fumetti e lo sto amando sempre di più. Il primo fumetto che ho deciso di recuperare è A Girl on the Shore, ovvero La ragazza in riva al mare. È un volume unico, mentre in italiano hanno diviso la storia in 2 volumi e il primo, se non sbaglio, è fuori stampa, però lo dovrebbero ristampare a maggio, quindi non preoccupatevi. Comunque in inglese è abbastanza semplice da leggere e è una storia non per tutti perché contiene delle scene comunque di sesso molto esplicite, a volte abbastanza pesanti, o almeno per me è stato così, quindi non è una storia per tutti, me ne rendo conto, però al di là di questa forte presenza sessuale, secondo me c'è una riflessione sulla vita impressionante. Cioè, io ancora oggi penso a questo fumetto che ho letto almeno 3 mesi fa, 4 mesi fa, penso di averlo letto a gennaio. Non credo di averne mai parlato qua sul canale, nel caso foste curiosi magari fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ho preso poi What a Wonderful World, che per me è veramente uno scioglilingua, ed è un fumetto, nonostante il titolo, italiano, composto da 2 volumi, edito sempre dalla Planet Manga al prezzo di 7,50 € a volume. Di questa storia so pochissimo, se non che i protagonisti sono dei ragazzi che vivono a Tokyo. Uno di questi è un universitario e la cosa che accomuna questi personaggi è che vivono tutti a Tokyo e devono far fronte appunto ai problemi della loro vita quotidiana di una società abbastanza chiusa e opprimente. Poi ho preso La fine del mondo prima dell'alba, una raccolta di storie brevi, edito sempre dalla Planet Manga al prezzo di 9,90 €. Di questo fumetto vi parlerò prestissimo in un video dedicato perché mi avete richiesto la recensione, quindi prestissimo arriverà. Devo dire che è stata una lettura intensa, veramente molto profonda, però mi ha anche un tantino delusa. L'ultimo fumetto che ho acquistato è anche uno dei suoi ultimi lavori, è un fumetto infatti ancora in corso in Giappone, di cui è uscito un solo volume al momento qua in Italia, ovvero Dead Demons Destruction. Spero di averlo detto bene. Comunque, un fumetto edito sempre dalla Planet al prezzo di 7,50 €. Non mi sono informata tantissimo sulla trama di questo fumetto, che penso abbia a che fare con gli alieni o con un attacco di qualche genere, sempre in Giappone. Ero più che altro curiosa di leggere qualcosa di nuovo e tra virgolette moderno di Asano, perché al momento i fumetti suoi che ho letto sono abbastanza datati, sono sui primi lavori, quindi sono curiosa di vedere come è cambiato, se è cambiato nel modo di disegnare e di raccontare le storie, come le racconti, insomma, volevo leggere qualcosa di nuovo e più, tra virgolette, attuale di suo, quindi
vedremo. Questi erano quindi gli ultimi manga che ho acquistato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto qualche titolo che ho acquistato e soprattutto se vi piace Inyo Asano, perché sono molto curiosa. Fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questo video, se pensate che possa essere interessante fare un video dedicato per gli acquisti manga o se inserirli semplicemente nei soliti book haul. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!